Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Benvenuti, fratelli e sorelle carissime, a questa celebrazione eucaristica. Benvenuti soprattutto ai pellegrini che giungono a diversi luoghi, in particolare quello che viene da Nicotera in Calabria, accompagnati dal loro sacerdote, e poi tanti altri pellegrini, famiglie giunte oggi a San Giovanni Rotondo. Ovviamente il benvenuto va anche a coloro che spiritualmente uniti a noi ci seguono attraverso Padre Pio TV oppure internet. Oggi abbiamo la gioia di celebrare la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. La pratica del rosario, diffusa dai domenicani nel secolo XV, favorì il sorgere di molte confraternite laicali. Fu per queste che venne istituita la memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario, la prima domenica di ottobre, successivamente, nel secolo XVII, collegata alla vittoria della cristianità contro l'avanzata ottomana nella battaglia di Lepanto il 7 ottobre del 1571. Ecco, oggi siamo convocati numerosi, la nostra fraternità è quasi al completo, per presentare a voi e accogliere in modo solenne e ufficiale due confratelli che faranno parte, che fanno parte ormai della nostra fraternità. Anzitutto Fra Italo, che voi già conoscete perché anima egregiamente le nostre liturgie con il canto, con la musica, quindi già da lungo tempo che tra di noi, ma recentemente è stato ordinato diacono, quindi lo vedete ora con la dalmatica, che è il vestito tipico, ecco, del diacono che serve all'altare, che è di aiuto ai sacerdoti. Quindi noi auguriamo a Fra Italo un fecondo ministero nel nostro santuario in attesa della futura ordinazione sacerdotale. Vogliamo fargli un applauso. Abbiamo anche una novità, e questa ci riempie anche di gioia, è Fra Roman Rusek, che viene dalla Polonia, e confratello cappuccino della provincia di Cracovia. Fino a poco fa era l'assistente spirituale dei gruppi di preghiera di Padre Pio della Polonia e ha esercitato questo ministero in modo egregio, animando i gruppi di preghiera e diffondendo dovunque la spiritualità e la vita di San Pio. Ora i suoi superiori l'hanno, ecco, designato per essere qui nella nostra fraternità con il compito specialmente di accoglienza e di accompagnamento dei pellegrini polacchi, che come sapete sono forse i più numerosi pellegrini esteri che vengono qui a San Giovanni Rotondo. Quindi lui sarà ormai in forma stabile, fa parte della nostra fraternità e noi ne siamo veramente contenti. In questa Eucaristia lo affidiamo in modo particolare all'intercessione della Madonna del Rosario e di San Pio da Pietrelcina. Facciamo anche un applauso a lui. E ora con tanta gioia nel cuore vogliamo anche riconoscere che siamo peccatori e chiederne umilmente perdono al Signore e alla Chiesa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria. Destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione, per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi,
che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo gli disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. Fratelli e sorelle carissimi, come dicevo all'inizio, la nostra fraternità oggi è in festa per questi due importanti eventi che ci toccano da vicino: la presenza nuova di Fra Roman Rusek fra di noi e poi l'ordinazione diaconale del nostro confratello Frate Italo. Dobbiamo aggiungere a questo un motivo di grande gioia, perché domani un nostro confratello giovane, Fra Natalizio Varvara di Gravina di Puglia, verrà ordinato sacerdote. Forse molti di voi hanno seguito ieri attraverso Padre Pio TV una veglia, un'ora di adorazione, ecco, proprio in preparazione a questo evento che si svolgerà domani sera nella cattedrale di Gravina di Puglia. Vogliamo anche affidare oggi alla Vergine del Rosario questo nostro confratello, che perché sia, ecco, annunciatore coraggioso e fedele del Santo Vangelo, ministro dei sacramenti della Chiesa. Oggi abbiamo la gioia di celebrare questa memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, questa preghiera così popolare, così radicata nella pietà del popolo santo di Dio. Ecco, una devozione, una memoria di origine devozionale e tuttavia che ha la sua grande importanza. Il fatto storico, come abbiamo ascoltato, è stata la battaglia di Lepanto, quando gli eserciti cristiani riuscirono a fermare l'avanzata ottomana, quindi l'islamizzazione dell'Europa. È stato un momento importante che il Papa Pio V, che era domenicano e aveva esortato il popolo di Dio a pregare con la preghiera del Santo Rosario per il successo di questa battaglia, ecco, attribuì proprio all'intercessione della Beata Vergine Maria, invocata attraverso la preghiera del Santo Rosario. Allora istituì questa festa o memoria liturgica, come abbiamo ascoltato inizialmente
all'inizio del mese di ottobre, poi è stata fissata dalla riforma liturgica al 7 ottobre, ricordo della Beata Vergine Maria del Rosario. Questa preghiera che sappiamo, ecco, così importante, dove è nata, come è nata, ci sono tante ipotesi, probabilmente in ambito monastico, laddove molti monaci laici che non erano sacerdoti, che non sapevano né leggere né scrivere, attraverso questa preghiera di 150 Ave Marie, ecco, in qualche modo adempivano l'obbligo della preghiera liturgica, ecco, con i 150 salmi. Via via questa preghiera è andata evolvendosi e sono soprattutto stati i domenicani, coloro che hanno dato in qualche modo la forma attuale o pressoché, ecco, come attualmente, a questa preghiera che hanno diffuso nel popolo di Dio. Ecco, per un certo periodo questa preghiera è stata, ecco, un po' radicata nel popolo di Dio, poi anche il Magistero della Chiesa ha dato un impulso importante a questa preghiera. Sappiamo soprattutto che gli ultimi pontefici, soprattutto il Papa Paolo VI nella Marialis Cultus, ecco, il Papa Giovanni Paolo II, il quale tra l'altro aggiunse, ecco, i misteri cosiddetti della luce che riguardano la vita pubblica di Gesù, ecco, per completare la meditazione dei misteri della vita di Cristo, e poi anche ovviamente il Papa attuale, Papa Francesco, molto devoto del Santo Rosario. Ecco, il Magistero della Chiesa ci esorta a pregare il Rosario. Papa Paolo VI diceva che il Rosario è una preghiera più contemplativa che vocale. Occorre, diceva lui, un ritmo, ecco, una scadenza, un ritmo pensoso, perché che consenta, ecco, la meditazione, la contemplazione dei misteri. E Papa Giovanni Paolo II ci ricordava che il Rosario è la contemplazione, la meditazione dei misteri della vita di Cristo con il cuore e con gli occhi della Madre di Dio. E allora una preghiera evangelica, una preghiera liturgica, una preghiera, ecco, biblica, che ci aiuta a contemplare, a meditare i misteri salvifici della vita di Cristo. La liturgia della parola di oggi ci mostra, soprattutto in questo brano degli Atti degli Apostoli, cosa è avvenuto dopo l'ascensione di Gesù al cielo. Gli apostoli, i discepoli, erano chiusi nel cenacolo per timore dei giudei. Ecco, quindi prima della Pentecoste. E dice il Vangelo, dicono gli Atti degli Apostoli, che vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Ma aggiunge, tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù. Ecco, nella Chiesa nascente era presente Maria, come memoria, ecco, del figlio. Maria conservava nel cuore tutti gli eventi riguardanti il suo figlio ed è stata testimone di lui in questa prima comunità, ecco, della Chiesa di Cristo, che era ancora chiusa nel cenacolo, prima che lo Spirito la infiammasse e la lanciasse alla conquista del mondo, alla testimonianza del Cristo risorto. Maria era lì nella preghiera, insieme agli Apostoli. E il Concilio Vaticano II ci ricorda che Maria, assunta in corpo ed anima al cielo, non ha deposto, dice la Lumen Gentium, la sua missione materna nei confronti dei discepoli del suo figlio, nei confronti della Chiesa, ma continua attraverso la sua mediazione, la sua intercessione, a vegliare sollecita sul cammino dei suoi figli perché possano raggiungere il porto sospirato della salvezza. Nel Salmo responsoriale noi in fondo abbiamo recitato, cantato, quello che è l'inno di ringraziamento, di lode di Maria, il cosiddetto Magnificat. Maria che si reca a far visita alla parente Elisabetta e che è lodata da lei perché ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, eleva a Dio questo inno di lode, dichiarandosi povera, umile serva del Signore e proclamando che grandi cose ha fatto in lei l'Onnipotente e che santo il suo nome, perciò tutte le generazioni la chiameranno beata. Tra queste generazioni ci siamo anche noi che guardiamo Maria e la contempliamo, ecco, nella sua bellezza e nella sua missione materna nei confronti della Chiesa e dell'umanità.
Nel Vangelo abbiamo ascoltato, riascoltato la pagina dell'Annunciazione, ecco il momento in cui Maria, ecco, accoglie nella fede prima e concepisce prima nel cuore e poi nel suo grembo ad opera dello Spirito Santo il Figlio di Dio. Maria si dichiara serva del Signore, avvenga per me ciò che tu hai detto. Maria dà il suo assenso pieno al progetto di Dio, pur non comprendendo fino in fondo, in tutti i suoi particolari, il disegno di Dio. Maria si fida di Dio e si abbandona e accetta quello che Dio ha pensato per lei, e così diventa madre, ecco, del Figlio di Dio, e in lei c'è già un germe della Chiesa, come recita, ecco, il prefazio che fra poco noi proclameremo. E allora, fratelli e sorelle carissimi, in questo giorno noi vogliamo guardare a Maria e rinnovare la nostra adesione alla preghiera del Rosario. Siamo qui in questo luogo dove Padre Pio per 52 anni è vissuto, ha operato a favore della salvezza delle anime, e sappiamo che la preghiera di Padre Pio era essenzialmente la preghiera del Rosario. Molti hanno cercato di indovinare quanti rosari Padre Pio recitasse al giorno. Chi dice 100, chi dice 200, non interessa il numero. Certamente Padre Pio aveva forse, io penso, un dono particolare, quello di poter essere in contemplazione, in preghiera, anche quando era occupato in altre attività. Il suo cuore era sempre proteso verso Dio e contemplava e meditava e pregava sempre nel suo cuore, soprattutto attraverso la preghiera del Santo Rosario, esortando i suoi figli spirituali a recitare il Rosario. A chi gli chiedeva, ecco, se lo accettava come figlio spirituale, Padre Pio era solito dire: sì, lo sappiamo tutti, ti accetto purché tu non mi faccia fare brutte figure, cioè purché tu sia buon cristiano, ti sforzi di vivere secondo il Vangelo, secondo la legge di Dio e secondo la legge della Chiesa. Ma esortava anche alla preghiera quotidiana del Santo Rosario, e diceva Padre Pio che con il Rosario lui otteneva quelle grazie che gli vengono attribuite da Dio, perché le affidava al cuore della madre, e Maria era lei che otteneva a Padre Pio e a coloro che a lui si rivolgevano quelle grazie di cui avevano tanto bisogno. Fratelli e sorelle carissimi, riprendiamo, qualora l'avessimo dimenticato, la preghiera del Santo Rosario. Quante occasioni nella giornata potremmo avere per dire il Rosario? Quando siamo in macchina, quando ci spostiamo, andiamo verso il posto di lavoro, quando siamo magari in casa facendo e svolgendo alcune faccende, potremmo, se volessimo, ecco, anche recitare sia pure una parte del Santo Rosario. Ecco, vogliamo chiedere oggi alla Madonna che il Rosario possa tornare nelle famiglie. È stato detronizzato, ahimè, dalla televisione, e sappiamo i danni che la televisione, non tutta certamente, non certo la nostra TV Padre Pio, ma tanta televisione ha recato alle famiglie con i cattivi esempi, si dice che la televisione è una cattiva maestra, e credo che non ci sia nulla di più vero. E allora non vogliamo eliminare la televisione, che talvolta ci fa compagnia e ci sono anche talvolta buoni programmi, certamente, ma vogliamo anche saperci ritagliare quegli spazi perché nella famiglia unita possa, ecco, esserci anche uno spazio, un momento per la preghiera del Santo Rosario. La famiglia che prega unita rimane unita, diceva il Papa Giovanni Paolo II. Chiediamo oggi al Signore che la preghiera del Santo Rosario possa scandire le nostre giornate e possa aiutarci a vincere le insidie del maligno, a perseverare nel bene. Siamo anche nel mese missionario, vogliamo pregare il Santo Rosario perché la Chiesa rinnovi il suo slancio missionario e con la forza dello Spirito porti la buona novella della salvezza a tutti gli uomini di buona volontà. Sia lodato Gesù Cristo.
Fratelli e sorelle carissimi, la preghiera dei primi discepoli di Gerusalemme nel Cenacolo, in attesa dello Spirito Santo, rimane il paradigma di ogni incontro con Dio. Eleviamo al Signore mente e cuore, avvertendo ancora una volta in mezzo a noi la presenza materna e sollecita di Maria. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Il nostro ritrovarci insieme a celebrare i divini misteri e a cantare le lodi a Dio ravvivi sempre più la nostra fede e la nostra fraternità. Uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il Magnificat è il canto dei poveri di Yahweh, dei credenti di tutti i tempi. Risuoni spesso sulle nostre labbra e animi sempre più la nostra vita cristiana. Uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il saluto di Gabriele a Maria era stato ratificato nei cieli. Ispiri e accresca in noi una devozione mariana sana, illuminata e appassionata. Uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La recita quotidiana del Rosario aiuti individui, famiglie e comunità a riscoprire e rivivere i misteri del Salvatore e della nostra redenzione. Uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Raccomandiamo Teresa, Stefano e tutti i nostri fratelli defunti possano presto vedere la gloria del volto di Dio. Uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri confratelli fra Italo, diacono, e fra Roman Rusek, sacerdote, perché riempiti dello Spirito Santo possano servire la Chiesa e Dio con spirito di fedeltà e di amore ed essere segno per tutti della carità di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro confratello fra Natalizio Barbara, che domani verrà ordinato sacerdote, perché il dono dello Spirito Santo che lo abiliterà ad essere segno di Cristo, buon pastore in mezzo alla comunità, lo renda forte nelle difficoltà, costante nel servizio e generoso nell'amore di Dio e dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che nella devozione retta e ardente verso Maria offri alle anime e alla Chiesa un aiuto nella vita spirituale e una garanzia di salvezza, mantienici raccolti e fiduciosi sotto la protezione di colei che è la madre del Salvatore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Oh,
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo, e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, dono di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna col materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, i santi Francesco e Chiara d'Assisi, Pio da Pietrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi
e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, per Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvo. Corpo di Cristo.
Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione, per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tanti auguri anche a coloro che portano questo nome, Rosario, è anche un nome abbastanza diffuso. Ecco, auguriamo ogni bene di salute e di serenità dello spirito. Ora ci prepariamo per ricevere la santa benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen.
tutti voi che celebrate con fede la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.